Kevin Costner al 12° europeo. Vogliamo ricordarlo ancora, dal 2006 è sempre sul podio e ha vinto per 5 volte il titolo europeo per 2 anni consecutivi, 2012 e 2013. Quindi davvero adesso l'aspettiamo, è un momento importantissimo. Bronzo 2006, oro 2007, 2008, argento 2009, oro 2010, argento 2011, oro 2012, oro 2013. Noi ce la teniamo strettissima, la nostra Carolina Costner, il Bolero. Bene Lutz, brava, lottato bene sull'arrivo, bello, gigante. Bene, doppio Axel. Triplo flip doppio tolo, molto bene. Doppio loop. Aia, no. Cade il triplo tolo. Visto un po' stanca già dal loop. Dai caro, forza. Forza, forza caro. Va bene, triplo side, vai! Altro triplo side, fa attacca al doppio tolo, va bene!
Fantastico il bolero di Carolina Kostner, una sequenza di passi da brividi dove lei si è lasciata andare, l'hai vista sorridente, ci dispiace per la caduta, ma che bravura, guarda, tutto il pubblico è per lei, la standing ovation veramente sempre per lei, Carolina Kostner. Allora, dal punto di vista artistico non ha rivali, non ha, mi dispiace, non ha proprio rivali. La seconda, quella parte finale con i passi, la sequenza coreografica in crescendo, su ogni battuta c'è un movimento, è da brividi, è da pelle d'oca, è veramente bellissimo. C'è stato un errore tecnico perché ha avuto un po' di calo secondo me nella parte in mezzo del programma, ma come ho detto prima è un programma nuovo, è un programma un po' da testare, secondo me butta molto bene, io l'ho vista già molto dentro nel programma e quello che ha fatto l'ha fatto molto molto bene, per cui secondo me, non voglio dirlo presto, ma è un programma che butta bene, che la porta lontano. Tra l'altro la sensazione, avendo un po' cambiato la disposizione rispetto a come era prima, che aveva il triplo salto fa alla fine, che avevamo il panico, io ho visto una sequenza di passi dove lei si è lasciata più carica, di più andare, certo. Perché prima c'era quell'attesa del triplo salto bellissimo sulla musica, sull'ultima nota, ma così lei si è potuta lasciare andare, certo. E quindi la sequenza di passi è stata inebriante, non so Fabrizio, cosa ne pensi. Io a livello coreografico e interpretativo sono rimasto estasiato, perché già l'anno scorso mi aveva colpito tantissimo, perché abbiamo trovato una Carolina completamente diversa, sensuale, una donna che non ha niente a che fare contro, scusatemi, sono italiano, con le bambine che stanno gareggiando assieme a lei nella stessa categoria. Child figure skater, come ha detto la giornalista statunitense. Lei ha questa capacità di trasformazione, perché poi abbiamo sempre conosciuto Carolina eterea, vederla in questo bolero così convinta, con gli sguardi nella sequenza di passi, ad un certo punto ha sfidato i giudici, io ero qua che volevo fare una ola da solo, è incredibile. Del resto voleva avere due programmi completamente diversi, l'angelo dell'Ave Maria e la accattivante Carolina Kostner nel bolero. Bene, questi sono due programmi centrati, sono due programmi adatti a lei, sono due programmi che devono essere ancora perfezionati. Naturalmente deve riuscire a completare tutto il contenuto tecnico, certo. Perché poi lei non ha combinazioni triplo-triplo in questo programma, ha solo un triplo-triplo, un triplo-lutz, ma di qualità, nettamente di qualità. Aspettiamo il suo punteggio per andare al comando, dovrebbe battere 133-39 con il programma tecnico della Sotnikova davvero difficile. Ed eccolo il punteggio, è in seconda posizione con 191-39 che rappresenta il suo season best, 122-42 per quanto riguarda il punteggio del suo free skating, c'è una deduction per la caduta, gli elementi tecnici 52-40, la presentazione 71-02. Voglio andare ad analizzare proprio anche per quanto riguarda nel dettaglio i suoi components, mentre intanto abbiamo la Lipniskaya sul ghiaccio, è altra avversaria temibile, tanto Carolina è in secondo posto, 8,89 per lo skating skill, 8,50 per le transition, 9 per la performance, 8,79 per la coreografia, 9,21 per l'interpretazione. Beh, almeno oggi qualche 9 si è visto, diciamo così. Skating skills 8,89 mi sembra un po' poco anche lì. Che la coreografia. Sì, poi c'è, comunque è stato macchiato dalla caduta, la parte centrale era ancora un pochino, potrebbe essere ancora un po' più energica, quindi può migliorare questo programma e può arrivare ancora più in alto. Io intanto vi saluto e corro giù da Valentina Margherita. Perfetto, grazie. Yulia Lipniskaya è seconda dopo lo short program con 69,97. Schindler List. Triplo Lutz, triplo Tolu. Doppio Axel, salvato perfettamente l'uscita.
triplo flip. Doppio Axel, triplo Tolu. Triplo loop. Triplo salco. Triplo Lutz, doppio Tolu, doppio Tolu. Pubblico impazzito per questa trottola finale, per questa esibizione davvero, bisogna dire, perfetta per quanto riguarda Yulia Lipnitskaya, ma del resto per tutto l'anno ci ha dato dimostrazione delle sue grandi, grandi doti. Aspettiamolo questo punteggio, perché è un punteggio determinante. Lei ha bisogno di 132-39 per poter andare in prima posizione. Noi stiamo vedendo che il suo punteggio del tecnico, del suo libero, è incredibile, perché il tecnico si è fermato a 71-75, i components volano. Vi stiamo per far conoscere la nuova campionessa europea, perché sarà impossibile per le altre pattinatrici che ancora devono scendere batterla, ovviamente. Yulia Lipnitskaya ha 15 anni, all'esordio europeo, con un punteggio incredibile di 209,72, è la nuova campionessa europea.